26 luglio 2012, Lazzarra, esattamente a un mese precisi dal suo arrivo in terra russa, oggi lascia Yakutsk. Yakutsk, al di là di tutto, è stata una bellissima sorpresa, una perla di meraviglia nel nulla, non certo per la città, ma per, ripeto, la grandissima gnocca e la disponibilità delle persone. Anche stamattina addirittura salgo su un autobus e sbaglio, ovviamente l'autobus non è dove volevo arrivare e alla fine l'autista mi aiuta a trovare un altro autobus, va da un altro guidatore e fatto sta che mi dà anche 200 rubli, cioè roba, sono 5 euro che io ho rifiutato, però per dire, mi dà mangiare, soldi, si possono, ti danno tutto. E ovviamente l'autobus non l'ho pagato. Quindi io mi immaginavo le facce di quei poveri cristiani a fianco a me, russi, che invece dovevano pagarsi tutto. E vabbè, così è, così. Bisogna anche dare in cambio qualcosa. Oggi l'azzurro quindi lascia Yakutsk. Ne mancano quasi 14.000 km ancora, dopo un mese. La via di marcia è sicuramente ormai andata a puttane. È stanco, stanco perché ha fatto due notti di quelle notti che non si dormono mai. Italiano da? Eh? Italiano per? Dai, italiano, italiano. Gioca di Kut. Yakut? Oh, Krasivadievski. Krasivadievski? Da, Ucen. No, è normale, ma mi arrabbia, cacca di Udica che ha atmosfera, pagoda, o il suono giarca. Dove ti ha usato? Krasieva. Il giorno Da? Forse in Udica tutta August. Da? Oh oh. Ma tu puoi da? Italiano. Ah, Yakuda e Aldan, se si vogliono. Da poi? Aldan? Da. Finisce? Igor! Ciao! Where are you? No, I live at the Yakutsk. I was worried you. Where are you are? At work, okay. You want your key, I guess, no? Okay. No, listen. No, listen. I'm crossing the river. Listen, I listen where I left your key. The key of a house is under that piece of wood that there is a ground with a cigarette. You understand? Exactly in front of your door there is these things that were put cigarette. Under, if you just move it, there is the key. Okay? Thank you so much for everything. Thank you. I am now on Parom. I'm trying to reach today Aldan. Ciao bella, ciao, udaci. So, stavo dicendo che semplicemente niente. È stata una bella esperienza, sono stanchissimo. Sono indietro, ovviamente dovevo partire alle 5 e mezza del mattino, ora sono le 1 meno 20. Sono circa 500 km ad Aldan, ma no, forse qualcosa di più di 500 km. Il problema di fondo è che la strada qui è la peggiore, così mi hanno detto, peggiore anche della Colima. Roba che si viaggia dai 30 ai 40 all'ora di media, quindi fate voi quante ore. Quindi ora si spera di riuscire a imbroccare la strada giusta, al Daldan ci aspetta un'ottima cena. Comunque sia, mi ha regalato, questo viaggio mi ha regalato tanto, diciamo che sono quasi convinto che l'atmosfera che si respirava sulla Colima non si respirerà più. Ancora 1300 km e raggiungeremo cosiddetta la biforcazione sulla Transiberiana, la cosiddetta BAM. Dopodiché si entra, diciamo, tra virgolette, nella civilizzazione, funziona internet, funzionano le strade, c'è l'asfalto, quelle cose così banali, no? Che ormai noi ci siamo comunemente abituati. Ancora l'azzurro è, diciamo, non lo so cosa dire,
meglio non dire nulla. Comunque, niente, ora abbiamo trovato due ragazzi, due signori simpaticissimi che mi hanno offerto di darmi un passaggio di un chilometro almeno sulla strada. Ciao, privet. Ciao, privet. E mi daranno un passaggio di 2 chilometri, così e poi si parte. Azzurro è carico comunque, anche se è stanchissimo. C'è un po' di cibo, un po' di acqua, un po' di vitamina. Comunque dopo un mese, privet. Video se c'è. Dopo un mese l'Azzurro è provato, stanco, e anche la voglia è scesa decisamente. Non è sicuro che concluderà questo suo viaggio, perché non lo so, ma cioè, sono eccezionalmente soddisfatto da tutto, da enormi esperienze e tutte le persone che avrei voluto, desiderato incontrare, le ho incontrate. Non ho ora grandi, nel senso, né prospettive né desideri. Mi ha dato talmente tanto questi 2000 km che mi ritengo molto soddisfatto. Chiaro, siamo ancora a 14.000 km dal confine con l'Europa, per cui questo discorso ha poco senso. Certo, l'Azzurro andrà avanti, ma non promette sicuramente di nulla, perché la stanchezza, la voglia, cioè la soddisfazione di aver fatto già tanto, di essere contento in tutto quello. Dai. Niente, mi vogliono fare una foto questi signori. Facciamoci la foto. Ishoras? Drugai? Da. La bellezza di
36 gradi oggi, si sta scoppiando. La vedo male, l'azzurro la vede male. È già luna e non si vede nulla. Grazie a te. A cui dai gli occhi? Paolo. Paolo? Oh, Nirnaio, quanto chilometro? 10 chilometri, oltre. Qua si va. Grazie. A cui dai gli occhi? Paolo. Quanto chilometri? 10. Ah, 10, niente. Passiva la sua. Здрасте. А куда идешь, а? Павлов. Я не знаю, где.
Ascolta i chilometri di DS. Disca, ascolta, piat chilometri. Я Европа. А, Европа? Да. Чуть-чуть по чуть-чуть. А, итальянец. Смотри. Якутс, ниже Бестяк, да? А вы куда? А ты только здесь? Здесь. А, окей. Да. Вот там есть, может быть, магазин недалеко? Есть? Нету. Нету. Там нету. Там как здесь? Как деревня, даже хуже. А? Но еще меньше деревья. Меньше, нет. Ну, хорошо, хорошо. Можно? Да, спасибо. Не знаю. Молодец.